cos'è l'IRS? IRS è un movimento, non è un partito, quindi non presuppone una segreteria centralista che decide per i suoi militanti, e non ha una struttura verticistica, per cui non c'è un capo e i vari livelli. È un movimento che vuole assolutamente la democrazia partecipata da parte di tutte le persone che insomma, si avvicinano a questo movimento. IRS non è un movimento nazionalista, noi non ci reputiamo migliori degli altri, noi vogliamo essere semplicemente come gli altri. IRS si propone come alternativa a questa classe politica che in 60 anni d'autonomia ha clamorosamente fallito, e sto parlando indifferentemente di destra e di sinistra. Sorrido quando c'è ancora chi ragiona in queste categorie ormai superate, relative a un comunismo, a un fascismo. Ormai sono ideologie che non appartengono più a nessuno, sono tifoserie da stadio che ormai hanno terminato il loro corso. Vi presenterete alle prossime amministrative comunali a Villa Cidro? No, non ci presentiamo per un motivo molto semplice. Il nostro è un obiettivo a lunga scadenza, mi spiego. L'indipendenza non si costruisce con uno schiocco di dita, ci vuole un lavoro sistematico e programmato, che noi stiamo cercando di portare avanti. Ormai sono degli anni che sul territorio siamo presenti con iniziative e con attività. Se noi ci presentassimo oggi a queste elezioni, non faremo nessuna differenza rispetto a tutti gli altri movimenti e partiti presenti sul territorio. Perché? Perché oggi come oggi, probabilmente non abbiamo la credibilità e la forza di presentarci con una lista a Villa Cidro, dovremo comunque unirci a altre forze politiche, e noi non ci stiamo all'interno di coalizioni che prevedono dei concetti che a noi non ci appartengono, per cui ecco, la coerenza prima di tutto. Cosa ne pensa del mondo politico villacidrese? Il mondo politico villacidrese è un po' uno specchietto di quello che è il mondo politico a livello della provincia di Medio Campidano, quello che a livello, io lo chiamo nazionale, sardo, e quello che è a livello italiano. Vediamo tantissime realtà frazionate tra loro che cercano di accaparrarsi disperatamente i voti tra le persone, non proponendo idee, ma cercando di appunto convincere tramite promesse, favole e storie un elettorato che ormai di favole e storie non ne può più. Questa è la verità. I villacidresi sono abbastanza stanchi di essere comunque sempre tirati per la giacchetta da persone che comunque hanno avuto il tempo di governare e l'hanno anche fatto, e io mi chiedo che cosa è stato fatto. Cioè, se noi siamo oggi in questa situazione dove Villa Cidro ha un patrimonio storico, culturale, artistico di incredibile valore in Sardegna, assolutamente non valorizzato. Adesso io credo che gli argomenti siano molto pochi, per cui o ci sarà veramente una rivoluzione in campo concettuale da parte di un'alternativa vera e concreta, oppure torneremo semplicemente a riscaldare una minestra che è stata già riscaldata diverse volte, ma non so fino a che punto potrà essere ulteriormente riscaldata. Quindi penso che per alcuni personaggi legati alla vecchia politica il tempo stia scadendo, e sta scadendo in maniera abbastanza, come posso dire, importante. C'è molta gente che ai grandi patron della politica non ci crede più. A memoria d'uomo non ricordo un comizio in piazza da parte di un politico, cioè i politici non parlano più. Io vorrei sentirli parlare, ma non li vedo, non si sentono. Ormai c'è soltanto la famosa politica del maialetto, ecco, io la chiamo così. La politica si fa offrendo spuntini, arrostendo maialetti e invitando le persone. La cosa frustrante non è tanto il politico che offre le cene, i pranzi, gli aperitivi, è il fatto che un sardo, un villacidrese valga un pezzo di maialetto. Quindi o cominciamo anche noi a darci un po' più di valore, proprio a livello mentale, o continueremo ad essere soggiogati al primo ammaestratore di belve che ci passerà davanti. Adesso facciamo una cosa, inghizziamo la traballai, cioè mettiamoci a fare un pochino, cioè ci rimbocchiamo un po' le manichine, smettiamo di lamentarci, di piagnucolare, perché è questo che abbiamo fatto per anni. Cosa ne pensa di questo coinvolgimento sfrenato dei giovani nel mondo della politica? I giovani riempiono la bocca, i giovani non hanno più voglia di essere nominati in causa solo in campagna elettorale. Allora, possibile che non ci rendiamo conto che Villa Cidro è una terra che ha
dei talenti nella musica, nella pittura, nella fotografia, nel cinema, incredibili. Possibile che ce ne rendiamo conto soltanto in campagna elettorale di questi fenomeni? Oppure non ci rendiamo conto che, per esempio, per andare a farti una passeggiata o a correre andando a San Sisigno devi scansare le macchine che vanno a 130 e non c'è modo di organizzarsi, quindi i giovani non riescono ad andare oppure devono fare la gincana perché il comune non si è ancora reso conto che a Villa Cidro c'è tutta una realtà di sportivi che rischia la vita ogni volta che va a fare attività sportiva. Allora io mi chiedo, ma è possibile che ce ne rendiamo conto soltanto adesso che ci sono i giovani in questo posto? È possibile che non ce ne rendiamo conto in tutte le stagioni gestionali, amministrative di questa regione, di questa provincia, di questa cittadina? I giovani non ci credono più a tutte queste balle. E quando vengono chiamati in causa soltanto per riempire delle liste elettorali, perché ormai la torta è stata già spartita e bisogna colorarla con qualche presenza che sia, insomma, sui 30 anni, 25, giovani, tanti, ti fai questa esperienza. Ma quale esperienza? In realtà tu fai parte di un programma che è stato già scritto, con nomine già assegnate, dove non c'è nessun tipo di coinvolgimento in fase di elaborazione. Ti chiamano a cose fatte, ok? E pretendono che i giovani abbiano anche entusiasmo nel far politica, ma quale entusiasmo? Cioè, io dico, la politica si fa tutti i giorni, non si fa soltanto in campagna elettorale, questo continuo a sottolinearlo continuamente. La politica si fa tutti i giorni e si costruisce pensando a un orizzonte migliore, non pensando alle prossime elezioni. Qui ci si dimentica che la campagna elettorale non deve durare il tempo di 2 mesi prima delle elezioni, la campagna elettorale deve essere fatta tutti i giorni ma sulla base dei meriti. E quindi io dico, per essere credibile davanti ai giovani, ai giovani che tanto li si chiama in causa, bisogna coinvolgerli tutti i giorni, non 2 mesi prima delle elezioni, perché altrimenti i giovani a questa politica e a questa classe politica non ci credono più, a noi non ci hanno mai calcolato, a noi nessuno è mai venuto a chiederci, ma tu cosa vorresti? Che proposte hai? Scriviamo insieme un programma per le elezioni, nessuno l'ha mai fatto. I politici attuali devono soltanto ringraziare che i giovani del territorio non sono ancora arrabbiati, perché nel momento in cui si arrabbiano sono tante e tali le capacità tecnologiche, culturali, linguistiche che hanno i giovani rispetto a questa classe politica, che nel momento in cui alzeranno la testa, allora per loro sarà davvero finita, completamente. Apriamo il cervello, cerchiamo di studiare, rimpossessiamoci della lingua, della storia, e allora a quel punto il voto sarà automatico, però sarà un voto di coscienza, non sarà un voto di scambio.